Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Il terremoto visto dai satelliti, ecco com'è cambiato il suolo. La grande scossa del 30 ottobre, quella di magnitudo 6.5, ha cambiato il volto del centro Italia. A tracciarne la nuova mappa sono anche i satelliti. Quelli della costellazione europea Copernicus hanno evidenziato una deformazione del suolo che si estende per 130 km quadrati e un abbassamento del terreno che arriva fino a 70 cm in alcune aree, come quella di Castelluccio di Norcia. Al lavoro c'è IGEOS, in coordinamento con l'Agenzia Spaziale Italiana, che continua a produrre dati per l'analisi dei danni causati dal sisma. Le immagini arrivano da Cosmos SkyMed e mostrano tutti i cambiamenti di Norcia con variazioni sopra il centimetro che corrispondono a nuovi danneggiamenti di diverse entità. L'universo stampato in 3D. State già pensando ai regali di Natale? Ce n'è uno che fa il caso vostro se avete amici appassionati di spazio. Si tratta di una palla bitorsoluta e irregolare che rappresenta l'universo così com'era quando aveva appena 380.000 anni. L'idea è venuta da alcuni studiosi dell'Imperial College di Londra che hanno messo in rete le istruzioni per stampare in 3D questo universo fai da te, per dare un'idea plastica di quello che sappiamo sulle nostre origini. Quella che maneggerete sarà la mappa del fondo cosmico a microonde, ottenuta grazie ai dati raccolti in anni di osservazioni dal telescopio spaziale Planck dell'ESA. La palla è rivolta non solo ad appassionati, ma anche a divulgatori che hanno così uno strumento in più per diffondere conoscenze scientifiche. Le origini della Luna, spunta una nuova teoria. Secondo la maggior parte degli astronomi, la Luna sarebbe figlia della Terra. La sua origine, cioè, sarebbe stata causata dall'impatto di un corpo celeste sul nostro giovane pianeta, da cui si sarebbe distaccato il materiale che poi avrebbe formato la Luna. Ora però alcuni ricercatori dell'Università della California sollevano delle perplessità. Secondo i loro calcoli, infatti, se la Luna si fosse formata dal materiale proveniente dallo scontro, il nostro satellite dovrebbe essere in orbita attorno al piano equatoriale terrestre, mentre invece l'orbita lunare è inclinata di circa 5 gradi rispetto all'equatore. Come si spiega? Secondo lo studio pubblicato su Science, la Luna sarebbe in realtà sorella della Terra, sarebbe cioè nata dalla stessa esplosione. Un mega impatto da cui Terra e Luna sarebbero nate contemporaneamente. Nuove immagini in alta definizione di Schiaparelli. La sonda della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha fornito immagini in alta definizione dell'area in cui il lander europeo Schiaparelli ha terminato la corsa sul pianeta rosso con uno schianto al suolo. Le nuove immagini offrono una visione dettagliata delle componenti principali dell'hardware di Schiaparelli utilizzato dal lander durante la discesa. Le immagini in alta risoluzione mostrano una macchia scura centrale, compatibile con il cratere formato dall'impatto con un oggetto da almeno 300 kg che viaggia a qualche centinaia di chilometri orari. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Il pianeta Terra è un osservato speciale, fragile e bellissimo, come ci ha mostrato l'esposizione organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea Il mio pianeta dallo spazio, va curato e preservato. Per capire le sue condizioni di salute sono al lavoro numerosi satelliti e programmi di osservazione spaziale. Le notizie non sono buone. La NASA ha appena pubblicato la prima mappa dell'inquinamento globale interamente realizzata dallo spazio. Quello che si vede dall'alto è sconfortante. Gli Stati Uniti dell'Est, l'Europa centrale e l'Asia orientale sono i punti caldi del pianeta, quelli in cui si concentrano le massime emissioni di anidride carbonica e altri gas serra. Emissioni che hanno raggiunto da tempo le 400 parti per milione, un dato altissimo che sancisce l'inarrestabilità del riscaldamento globale. Accanto a queste grandi aree, la NASA ha individuato anche zone più ristrette, cittadine o aree industriali con minore estensione ma elevate emissioni. L'origine antropica, cioè causata dall'uomo, è generata da diversi comportamenti dannosi per l'ambiente. Le elevate emissioni di Germania e Polonia, ad esempio, o quelle di Kuwait e Iraq, sono massivamente dovute ai combustibili fossili che bruciano, mentre le emissioni dell'Africa subsahariana dipendono principalmente dall'accensione di fuochi. La mappa della NASA è stata realizzata usando i dati dell'Orbiting Carbon Observatory 2, trattati con una nuova tecnica. Ad occuparsene sono stati gli scienziati finlandesi del Finnish Meteorological Institute di Helsinki.
Il satellite può individuare anche aree di emissioni più piccole e isolate, ha spiegato il ricercatore Janne Hakkarainen, che ha condotto lo studio. È uno strumento molto potente perché fornisce nuove informazioni. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters. Le emissioni di anidride carbonica hanno iniziato a impennarsi con la rivoluzione industriale e da allora non si sono mai arrestate. I gas serra sono trattenuti dall'atmosfera per un periodo che può arrivare anche a un secolo. Questo significa che le più recenti emissioni causate dall'uomo costituiscono appena 3 parti per milione di quelle fotografate dal satellite della NASA. Gli scienziati stanno lavorando anche per dividere le emissioni dell'ultimo anno dal totale di quelle storiche. I nuovi dati, trattati con una tecnica innovativa, spiegano anche le alternanze stagionali delle emissioni, dovute all'alternarsi di crescita e quiescenza delle piante. Il metodo è corretto, hanno spiegato gli scienziati, perché i risultati sono stati comparati con la misurazione di diossido di azoto presa da uno strumento finnico olandese installato sul satellite statunitense Aura e che ha il compito di monitorare l'ozono. Sorvola le stesse zone di OCO2 a distanza di 15 minuti. Le rilevazioni combaciano, i dati sono quindi attendibili. Questo significa anche che i dati presi da satelliti diversi al lavoro su diversi gas serra possono essere combinati per ottenere una mappa ancora più ricca dell'inquinamento terrestre, una mappa che indubbiamente risulterà allarmante.